Professore Falzone, oggi una festa nazionale tra i popoli a Catania organizzata dalla Siro Onlus, che organizza tanti momenti che appunto coinvolgono la comunità siculo-romena e che oggi vede questa grande festa con anche clown, la musica e soprattutto tanto divertimento per i bambini. È la giornata di grande festa, la di fratellanza fra i popoli, è la seconda edizione che noi facciamo. L'anno scorso l'abbiamo fatta alle Ciminiere nella prima primavera e ora la stiamo facendo qua. Ma vuole essere un momento di incontro non solamente tra l'associazione, tra gli italiani e i rumeni, catanesi e rumeni, ma vuole essere un momento di incontro fra tutte le etnie presenti nel territorio. E come avete visto c'è presenza di tante etnie. La fratellanza, noi ci battiamo costantemente per questa l'unione, contro la discriminazione, ogni giorno lottiamo e abbiamo ottenuto grandi risultati. Oggi l'associazione è cresciuta tantissimo, siamo presenti in 8 province su 9 della Sicilia e nelle 3 province calabre. Abbiamo rappresentanti e sedi in diversi paesi della provincia di Catania e anche delle altre province. Ci mancano le risorse, c'è poca attenzione da parte delle autorità nei nostri confronti, siamo una bellissima realtà. Oggi i rumeni che avrebbero potuto esprimere il voto per le elezioni comunali sono circa 3.000, di queste solamente quasi 500 abbiamo portato a iscriversi, a fare la domanda per l'iscrizione alla lista elettorale. Esprimeranno il loro voto, daranno il loro giudizio. A me interessa che loro vadano a votare, per chiunque votano, ma ormai sono cittadini comunitari, residenti, vivono la realtà, vivono a Catania e questo li dovrà portare sicuramente a fare una scelta per il loro cuore, una scelta ragionata e meditata, perché hanno visto come operano i politici, il loro interesse, cosa fanno, sono critici nella realtà dei politici della loro nazione, ma sono critici anche per i nostri politici, e di cui si attendono tantissimo.